Ciao ragazzi e bentornati dal vostro Loretech. Quest'oggi parliamo di Logitech. Ma prima di cominciare, sigla. Da amante della musica non potevo far altro che puntare al top di gamma. Dopo diversi acquisti sono arrivato alla soluzione finale: acquistare il top di gamma di casa Logitech, il Logitech Z623, un impianto 2.1 con due casse e un subwoofer. In questo video vedremo una recensione completa di questo impiantino e se vale la pena acquistarlo. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Parliamo del packaging, sempre un ottimo packaging. Logitech ci ha sempre abituati molto bene, viene scatolato tutto molto bene per evitare urti, graffi o danneggiamenti. Che cosa troviamo nella confezione? Qui abbiamo l'anteprima di come può essere collegato, quindi canale destro, canale sinistro, alimentazione, uscita aux e uscita jack. Qua vi fa capire un attimo che cosa potete fare. Inoltre nel canale destro si ha la possibilità di collegare un altro apparecchio o di collegare delle cuffie. Questa è veramente un'ottima cosa. Mettiamo un attimo la scatola da parte. Quello che si trova al suo interno è questo, praticamente il jack da 3,5 pollici. Allora ragazzi, io non ve lo monto neanche, vi dico la verità, perché arriviamo a spendere più di 100 euro, siamo intorno ai 150 euro, e sinceramente avere ancora un cavo di questa fattura sinceramente mi sembra veramente un affronto. L'unica cosa comoda è avere il cavo a 90 gradi, però per il resto ragazzi potete anche metterlo da parte. Vi faccio vedere che cosa uso. Questo è il cavo che uso della SyncWire. Allora, in tessuto il calibro è comunque molto più spesso rispetto ai cavi jack normali. Contatti in oro. Un cavo veramente di ottima fattura, aumenta tantissimo la qualità. Allora, questo cavo esce jack 3,5, nell'altra estremità abbiamo un aux, canale destro e canale sinistro, sempre con i contatti in oro. Potete riprendere volendo il video in cui ne parlo nell'unboxing. Adesso lo andiamo a collegare e vediamo come suona. Prima di sentire come suona, però, facciamo una breve panoramica delle caratteristiche. Allora, abbiamo un impianto che arriva a una potenza massima di 400 watt, quindi 200 RMS. Abbiamo due altoparlanti, destro e sinistro. Giù abbiamo anche il sub. Certificazione THX per un migliore ascolto dei dettagli, sia in audio che anche nel formato cinema. Abbiamo tweeter, woofer, si ha la possibilità volendo di poter rimuovere le viti per rimuovere il woofer e poterlo sostituire. Ci sono un sacco di upgrade che si possono fare. Tasto di accensione, si illumina questo LED arancione. Ecco qua, ve lo faccio vedere. Qui abbiamo la manopola per la regolazione del volume, con questo taglietto che ci indica a che livello è la manopola, e inoltre la regolazione dei bassi. Per quanto riguarda il canale destro, abbiamo sulla parte sinistra uscita aux e uscita per le cuffie. Qui abbiamo una breve panoramica, volume e bass. Allora, il canale destro ha un cavo molto molto spesso, ve lo faccio vedere, questo perché si ha bisogno di far passare più cavi, quindi sia la regolazione del volume, il cavo dell'altoparlante e anche quello dei bassi. Mentre per quanto riguarda il canale sinistro, il cavo è molto più sottile, come qui anche nell'altro abbiamo sempre il woofer e il tweeter. Qui non abbiamo possibilità di poter regolare niente. Anteprima del logo, nuovo logo della Logitech, che si chiama Logi. Certificazione, come sempre, THX. Che cosa utilizzo per far suonare questo impianto? Scheda madre Asus Z390A con una
diciamo scheda audio di fascia medio, ma anche l'uscita ottica è un 7.1, quindi l'abbiamo attaccata lì via jack. Adesso proviamo ad ascoltare dei brani di YouTube e poi passiamo alla musica. Ok, allora andiamo a cambiare brano. Passiamo intanto il volume. Beh ragazzi, non so se vi siete resi conto della potenza, avevo il volume ancora impostato sul 50%, l'ho alzato con voi per farvi sentire la differenza, eravamo al massimo, c'erano comunque delle piccole distorsioni, considerando anche che YouTube comprime tantissimo. Vi ho fatto vedere anche la potenza del subwoofer, che è veramente incredibile, avete visto con il foglio come si muoveva, come risucchiava e sputava fuori il foglio, veramente una potenza esagerata. Adesso vediamo come si comporta con l'ascolto della musica. Bene, allora mettiamo intanto il volume al minimo, i bassi li abbiamo messi a metà, impostiamo anche qua il volume, possiamo mettere benissimo 80% circa. Ok, e adesso cominciamo a riprodurre. Ok, allora avviamo la riproduzione. Thank you.
ragazzi, non so se avete apprezzato, tra un po' penso che chiamino i vigili. Allora, per gli amanti della musica classica, andremo a riprodurre un brano di Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche. Questo è un FLAC audio, quindi con nessuna perdita di qualità. Il peso, come vedete, del file non è indifferente, siamo sui 25 mega, ma andiamo a riprodurlo. Avete sentito, insomma, la qualità è veramente molto molto alta. Riusciamo a percepire benissimo, tranquillamente, tutti i suoni. Adesso vorrei fare una prova anche con i giochi. Avvieremo Cyberpunk 2077 con Stadia. Buongiorno Night City! Alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30! 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti, perché l'NCPD non la farà certo passare liscia. E un altro blackout a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. Dal vostro stade è tutto! Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni! Beh, come avete sentito, anche l'esperienza con Google Stadia è veramente, veramente ottima. Ma non è finita qua. Adesso andremo a prendere il mio iPad, lo proveremo anche con l'impianto per vedere un attimo se ci sono delle differenze. Abbiamo preso il tablet, questo è un iPad. Allora, lo andiamo a collegare tramite jack, in questo modo qua. Accendiamo, aumentiamo il volume e cominciamo. Buon risultato, ma se volete veramente spremere al massimo il vostro impiantino ed avere la massima qualità possibile, vi consiglio di utilizzare un computer fisso e affiancare una scheda audio dedicata, che è quello che ho fatto io. Ho comprato una scheda audio dell'Asus, la Xonar AE. Ve la farò vedere in unboxing
la proveremo, la testeremo, non vi voglio spoilerare niente, vi porterò una recensione completa. E lì sì che si proveranno dei brividi. Adesso è arrivato il momento di trarre le conclusioni. Vale veramente la pena acquistare questo impiantino della Logitech? Beh, la mia risposta è no. E vi dico e vi spiego un attimo il motivo. Intanto il prezzo, comunque molto molto alto. Io l'ho comprato in offerta su Amazon, però comunque vi posso dire che la cifra è importante. È chiaro, se volete arrivare a un livello alto dovete comunque sborsare una cifra non indifferente. Prima di acquistare questo modello ne ho provati tanti, ho avuto quasi tutta la serie Z, questo è l'ultimo che ho provato, ho avuto lo Z333, il 533 e il 623. È chiaro, la potenza è indiscutibile, come avete sentito è praticamente impossibile metterlo al massimo, soprattutto in un contesto magari di condominio, ve lo assicuro, è veramente impossibile. Quindi per quanto riguarda l'audio non c'è nessun tipo di problema a livello di potenza. Per quanto riguarda la qualità, hanno migliorato con la certificazione THX dei dettagli, ma vi posso assicurare che non c'è una grandissima differenza rispetto alla versione precedente, lo Z533, che se non vi ricordate, se vi ricordate, ha la doppia colorazione sia bianca che nera. Io ho testato quella bianca e devo dire che qualità-prezzo è veramente ottima. La cosa che, allora, diciamo, mi piace come punti positivi la regolazione del volume sulla cassa, perché le altre versioni avevano la rotellina e quello a lungo andare dava dei problemi, delle criticità, si andava magari a rovinare il cavo per la regolazione del volume. Un altro pro è la regolazione dei bassi direttamente dall'altoparlante, cosa molto comoda, altrimenti nelle altre versioni dovremmo andare dietro il sub. Mi piace l'idea di avere la doppia uscita, quindi sia l'aux che il jack. Peccato che danno in dotazione un jack del genere, che secondo me è veramente inutile. Potete tranquillamente buttarlo via perché non serve a niente. Potete tranquillamente acquistare dei cavi più performanti e posso assicurarvi che la resa e la qualità acustica cambia notevolmente. È chiaro, se siete abituati ad ascoltare solo MP3 o musica da YouTube, questi piccoli upgrade magari molto spesso non vi daranno delle soddisfazioni. Se cominciate magari a giocare con titoli AAA o ad ascoltare musica più performante come Spotify in alta risoluzione, Amazon Prime Music o contenuti in FLAC, vi posso assicurare che a livello acustico la differenza si sente. Non mi piace la possibilità di non avere dei cavi audio rimovibili, tutti i cavi sono integrati e posso assicurarvi che soprattutto il canale sinistro non ha un cavo lunghissimo, quindi questa scrivania è 1,50 m, se avete delle scrivanie più lunghe vi posso assicurare che diventa veramente veramente molto difficile, non sarebbe costato nulla avere magari un cavo 20-30 cm più lungo o magari dare la possibilità di poter allacciare a molla i cavi. Questa è comunque secondo me una pecca. Posso dirvi, a gusto personale, non mi fa impazzire questa forma di Logitech così, avrei preferito le altre due forme, quindi sia lo Z333 che è più squadrata che anche la 533. Il peso comunque dell'altoparlante non è male, ha dei piedini in gomma sotto per non farlo scivolare. Beh, che cosa dire, comoda anche la luce LED qua, però per il prezzo a cui viene venduto secondo me non è un oggetto per adesso da comprare. Magari se scendesse sotto i 100 euro potete tenerlo in considerazione, ma superando quella cifra lì per me no, mi dispiace dirlo, ma questa è la verità. Poi è chiaro, le recensioni audio sono molto molto difficili, dovete comunque allenare il vostro orecchio nell'ascolto della musica o magari dei film giornalmente o quotidianamente per cercare di capire che cosa voi volete e soprattutto la vera domanda è dove posizionare questo impianto e che cosa effettivamente volete fare. Io sono un amante della musica, mi piace ascoltare della musica in alta qualità, ascolto anche YouTube o Spotify quando posso
e cerco di circondarmi di prodottini di un certo livello. Sono arrivato ad acquistare questo top di gamma per la curiosità di vedere le differenze. È chiaro, degli upgrade rispetto alle versioni precedenti sono state fatte, ma non vale la cifra dei 150-160 in cui viene venduto in questo periodo qua su Amazon. Se volete un ulteriore upgrade come ho fatto io, potete acquistare una scheda audio dedicata. Io ho questa scheda audio della Xonar, la E, a breve la vedrete nel canale, così vi porterò anche la mia esperienza in merito. Beh, a questo punto ragazzi, questo video recensione termina qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi possedete un impiantino della Logitech o che cosa utilizzate per ascoltare la musica o guardare i film. Se non volete perdere i prossimi aggiornamenti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale, attivate la campanellina. Da Logitech e Lortech era tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!